Chimeia, in collaborazione con Orogel, presentano Alimenta la mente, il nuovo progetto educativo dove si impara giocando. Laboratori sensoriali, cucina esperti per unire famiglia, bambini e scuola in un nuovo modo di educare. L'alimentazione vista con occhi nuovi e raccontata dai bambini ai bambini. Attenzione, concentrazione, rendimento, ma senza togliere mai il divertimento. Buonasera e benvenuti a Alimenta la mente. Oggi seguiamo i bambini della scuola primaria di Santa Maria Nuova che hanno partecipato ad una lezione tenuta dalla nostra dietista Caterina Magrino sull'importanza di una sana colazione di metà mattina o pomeriggio e su come compilare il diario alimentare. Alla fine della mattinata passata insieme per i bambini c'è stato un assaggio di barrette energetiche macrobiotiche composte da datteri, mandorle e cacao amaro. Vi consegneremo poi un compitino da fare che si chiama appunto diario alimentare, che è uno strumento che chi fa il mio lavoro lo utilizza molto, un po' per aiutare me e aiutare voi a capire meglio come impostate la vostra alimentazione, dove praticamente ci sono tutti i giorni della settimana e vi chiederemo di scrivere che cosa mangiate, partendo dalla colazione fino ad arrivare alla cena. Di che cosa parleremo oggi? Un pochino di come impostare la vostra alimentazione, perché non è tanto importante sempre e solo che cosa mangiare, ma anche come mangiare e quante volte in un giorno bisognerebbe mangiare. Quindi i passi da fare sono 5. Esatto. L'alimentazione giornaliera dovrebbe comprendere i 5 pasti al giorno, che vuole dire che ci sono 3 pasti un pochino più completi, dopo andiamo a vedere come dovrebbero essere costituiti, dove c'è un pochino di tutto. E sono, quali sono i 3 pasti principali? Lo diciamo insieme? Pranzo e cena, bravissimi. E poi ci sono 2 merendine, 2 spuntini, una alla metà mattina e una alla metà pomeriggio. Quanti di voi non fanno colazione? 1, 2, 3, 4 persone. Quante porzioni di frutta e verdura dovremmo consumare al giorno? Sono 5. 5 porzioni tra frutta e verdura, che vorrebbe dire 3 porzioni di frutta, che potrebbe essere una colazione, una allo spuntino della metà mattina, una nella merenda del pomeriggio, e 2 porzioni di verdura, pranzo e cena, perché fa benissimo. La frutta e la verdura hanno tante vitamine, hanno tanti sali minerali e hanno anche un nutriente che qui non c'è, ma che è fondamentale, cioè proprio la base della nostra alimentazione, cioè un alimento. Qual è? Chi me lo sa dire? Chi ha detto che lo sa? L'acqua, bravissima, ti chiami? Uda. Bravissima. Considerate che comunque nell'acqua rientrano anche le tisane, rientrano anche gli infusi, rientra la camomilla e tanta acqua la ritroviamo anche nella frutta e nella verdura. Quindi per chi fa un po' più fatica a bere acqua, anche la verdura e la frutta sono un valido aiuto. Poi c'è un'altra cosa che qui manca ma che è fondamentale, che è l'olio. Cioè, come condimento, a parte per la colazione, per completare il pasto del pranzo e della cena ci vuole l'olio. Il pasto bilanciato e completo nel vostro piatto non dovrebbe mai mancare, ed è un po' più difficile, adesso ci pensiamo sulla colazione, ma sul pranzo e sulla cena è un po' più facile da intuire e da capire. La fonte di carboidrati possono essere anche le patate sono una fonte di carboidrati, non è una verdura. Le proteine, la frutta e la verdura. Se non è frutta, perché ad esempio dopo pranzo magari mi rallenta un pochino la digestione, oppure non mi va e l'ho già mangiata a merenda e non mi va di rimangiarla dopo il pranzo, dopo la cena, tutta la metà del piatto diventa verdura e l'altra metà del piatto è divisa a sua volta ancora a metà tra i carboidrati e le proteine. Per cui chiedo una mano alzata di chi mi vuole dire un suo pranzo, tipo Luca, giusto? E chi vuole correggere insieme a me? Allora Luca, di solito che cosa mangi a pranzo, soprattutto dopo che torni da scuola? Di solito mangio un piatto di pasta e a volte un po' di carne dopo. Okay. E il piatto di pasta di solito come lo condisci?
con il sugo o col pesto. Col sugo o con il pesto. Ok, tu che mangia di solito? Il piatto di pasta, ok, con un po' di carne a volte, condita con il sugo di pomodoro oppure il pesto. Secondo te è corretto? Manca qualcosa? Buono. Allora, abbiamo la pasta, che sono i carboidrati complessi, ok? Te lo ricordi il piatto? Sì. Ok. Poi, quando mette la carne, c'è anche il secondo, oppure ci può essere, bambini, che nel primo piatto, se è condito con un po' di ragù magro, oppure è condito con il pesto, che quindi c'è comunque una fonte di proteine, di grassi buoni, oppure è condito con un sugo di piselli, con un sugo di ceci, un sugo di lenticchie, abbiamo già il secondo nel primo, non ci devono essere grandi quantità. Per cui abbiamo le proteine, perché tante volte ha detto che gliela mette. Che cosa manca? Da bere. Da bere, l'acqua, ok. E quella la beve. Quella la beve. E nell'altra metà del piatto cosa c'era? C'erano carboidrati. La frutta e la verdura. La frutta e la verdura, quindi manca la verdura. Come si mangia? No, no, proprio come. Non quanto. Come? Prendia. Piano, ok, quindi ci si siede a tavola, quindi di solito io l'immagine lo facevo anch'io alla vostra età, sul divano strabaccati, eccetera, non si fa, perché il momento del pasto deve essere un momento dove la concentrazione deve essere su quello che state facendo, un po' come quando studiate o fate i compiti dove non dovreste avere fonti di distrazione, cioè essere concentrati su quello che fate. No, perché la digestione inizia in bocca, cioè ci sono degli enzimi nella saliva, quindi quando voi masticate, che iniziano a predigerire dei nutrienti, per cui dopo è un pochino più facile per lo stomaco, per l'intestino, digerire, quindi completare la luce di questo. Esempio di merenda, tu sei? Martina. Martina, mi dici la merenda a scuola o quella del pomeriggio? A scuola. A scuola, ok. Il panino con dentro l'affettato e a volte la maionese. Ok. Ok, oppure sempre salata la tua merenda? No, a volte anche dolce. E tipo di dolce cosa c'è? Cereali con... Cereali tipo la barrettina? Sì, la barrettina. Ok, tipo la barrettina. Va bene, allora, il panino è con l'affettato, può andare bene. E anche perché non è eccessivamente dolce, quindi mi permette di saziarmi di più ed essere un pochino più concentrato. Il panino con l'affettato è una cosa molto semplice, è una cosa che anche i nostri nonni potevano fare ed è genuina ed è sana, più che gli snack o le merendine dolci che trovate nel supermercato. La cosa più importante della frutta e della verdura è la varietà, cioè cercare di variare il più possibile, quindi evitare di mangiare, che ne so, sempre la banana, sempre la mela, sempre la carota, sempre le zucchine, sempre gli spinaci. Questo perché? Perché vedete che la frutta e la verdura è colorata in maniera diversa, ok? Ciascun colore, la natura non fa niente per caso, identifica delle sostanze specifiche che sono presenti in quel particolare frutto o in quella particolare verdura. Il melograno come frutta fa bene? Allora, il melograno fa bene come frutta, come tutti gli altri tipologie di frutta, per cui rientra un pochino nel discorso che dicevamo prima, cioè di cercare di consumare la frutta nella maniera più varia possibile, cercando di variare sempre. Il melograno rispetto ad altri frutti è un pochino più difficile da mangiare, perché ha dei semini molto piccoli, per cui magari è difficile raggiungere la porzione di frutta, e quindi in quel caso si può optare per una centrifuga, per un estratto, oppure un succo di melograno al 100%. Dal lunedì alla domenica scrivete colazione, che cosa mangiate e che cosa bevete, merenda, pranzo, merenda del pomeriggio, cena. Se la colazione sbagliate e non la fate, ci mettete sopra una riga. Quello che vi consiglio io è, nel limite del possibile, di cercare di scrivere subito dopo aver mangiato, perché qual è il rischio? Che altrimenti si rischia un pochino di dimenticarsi. Sono barrette che fatte da soli tre ingredienti, che sono i datteri, il cacao e le mandorle. Che cos'è il dattero? Allora, il colore è marrone. Ok. E allora dentro c'è un seme. Sì. E cioè io la forma non so dirla, però è una
forma un po' lunga, è allungato, un po' ovoidale, lunga di colore marroncino, brunastro, ed è un frutto. Quindi è una frutta come ad esempio la mela, come ad esempio la pera. Solitamente lo trovate nel supermercato, sono fondamentali per fare questi tipi di ricette perché ci consentono di non utilizzare lo zucchero, perché il datolo è un frutto molto ricco di zuccheri, che è il fruttoso, quindi lo zucchero della frutta, anche di vitamine e minerali importanti, per cui ci consente di utilizzarlo come collante, perché lo zucchero ha un po' questa funzione in cucina, e abbattere la quantità di zuccheri presenti nella ricetta, perché non utilizziamo lo zucchero raffinato o zucchero integrale, ma sfruttiamo quello della frutta. Tutta la famiglia della frutta secca andrebbe consumata con moderazione tutti i giorni. Lo assaggiamo? Dopo dovete dire, speciale. Ci racconta un po' qual è la sua colazione tipo. Io vario abbastanza, a volte mangio il latte con i biscotti, altre prendo le biscottate con la marmellata col miele, e in altri casi mangio lo yogurt con le noci. Ok, e quando mangi le fette biscottate col miele e la marmellata? No, o col miele o con la marmellata, e vicino ci metti anche uno yogurt e il latte, oppure è finita così? A volte è finita così, oppure ci metto qualcos'altro. Ok, grazie Emma. A volte a pranzo mangio la pasta e poi come secondo la verdura e alla fine anche la frutta. Ok Greta, e la pasta com'è condita di solito? A volte in bianco col pomodoro. In bianco con il pomodoro. Ciao, buona serata. Alimenta la mente va in onda tutti i venerdì alle ore 21 sul canale 11 TR24 e tutti i martedì sera alle ore 19.30 sul canale 14 Teleromagna. Tutte le puntate sono anche online sul sito teleromagna.it e sul canale YouTube di Alimenta la mente.